All'inizio sono fiori, poi diventano qualcos'altro. Potenza della violenza e della fragilità della vita. I fiori per me non sono fiori, a parte la bellezza dell'oggetto, ma rappresentano un po' un mio modo di vedere lo sviluppo della vita. Perché noi siamo fragili, perché siamo legati a un filo sottile e i fiori che vivono per pochissimo tempo, per poche settimane, sono un esempio fantastico, perché poi rappresentano, oltre che la fragilità, anche la potenza vitale. All'inizio pensavo che fosse una cosa di alcuni quadri, alcune immagini. Poi in realtà questa cosa mi ha preso, ormai sono quasi 8 anni che faccio esclusivamente soggetti di questo tipo. I miei fiori, i miei quadri, sono sempre vivi. A volte qualcuno mi dice: ma tu fai le nature morte? No, in realtà io faccio delle nature vive, perché questi fiori non sono recisi. Questi fiori sono in un campo, immersi nella luce, non sono in un vaso. Dipingo e cerco di creare delle immagini che esprimono emozioni.